Mister, a bocce ferme aveva indicato questa trasferta come la più tosta del campionato e il campo ha detto questo. Sì, dai, io lo sapete, conosco bene questo tipo di campionato, questo tipo di squadra che abbiamo affrontato. Avrei voluto affrontarla tra qualche tempo, però il calendario diceva questo e avrei voluto affrontarla fino alla fine in 11. Però bisogna prendere le cose positive e secondo me ce ne sono state tante. Questo è un gruppo che continua a dare segnali di essere vivo, di rispecchiare praticamente la propria tifoseria, perché non molla niente, anzi prova pure a vincere, perché e anche io devo avere questo tipo di idea, anche se già ce l'ho, però loro me la stanno tirando ancora più fuori, quindi l'obiettivo è di arrivare fino in fondo e noi arriveremo fino in fondo anche questa volta. Squadra che non ha perso le coordinate soprattutto nella ripresa, insomma avete giocato per quasi 40 minuti con l'uomo in meno, rischiando pochissimo. Sì, potevamo anche provarci in alcune situazioni, però era chiedere troppo, sinceramente, perché poi oggettivamente ci sono un po' di valori, il valore di Cognini in questa squadra è molto importante, perché è un riferimento importante, come lo è quello di Vincenzo Scognamiglio, quindi devo dire il rientro di Bittai, il rientro di Mastrilli, che oggi sono stati entrambi bravi, impegnati, quindi io prendo veramente il bicchiere mezzo pieno in questa volta. È chiaro che comincerà un percorso che durerà almeno un paio di settimane, 5-6, per arrivare poi a avere un'idea chiara di quello che vogliamo fare. Bonatti, ci sono un paio di aspetti interessanti da evidenziare. In primis la qualità del Delfino, che insomma la sua classifica non è casuale, e poi non concedere praticamente palle gol al Genova, che ne aveva segnati 30 di gol fino a questo momento, insomma al suo valore. Abbiamo concesso poco, forse qualcosina, una parata del portiere la ricordo di sul tiro lì sotto Giuseppe nel corso del primo tempo, che più una mischia, una ribattuta. Siamo stati bravi e nella mia follia dico che potevamo fare anche qualcosa di meglio nel momento in cui su qualche ripartenza, qualche giocata andava fatta diversamente, però stiamo parlando veramente di andare a trovare il pelo dell'uomo in una squadra in cui va solo elogiata in questo momento e va ammirata soprattutto per quello che fa. Infatti c'è un aspetto, l'altra riflessione, che quando il Genova è rimasto in 10 per una decina di minuti la sensazione è che volevate un po' avanzare il proprio baricentro, poi invece siete tornati a quello che è l'atteggiamento precedente. Ma diciamo che questo è un campo piccolo e ha dei vantaggi in determinate situazioni di gioco e ha degli svantaggi. Il Genova è una squadra di esperienza. Quando ha letto questa cosa qui ha cominciato a tirare i palloni dietro la nostra testa e noi giustamente facevamo un passo avanti e tre indietro. E quindi erano bravi a allungarci quando dovevano allungarci e a giocarci tra le linee quando dovevano giocarci tra le linee. E è venuta fuori l'esperienza, poi abbiamo avuto un quarto d'ora di non sbandamento ma comunque di difficoltà. E negli ultimi 10 minuti, quando l'abbiamo riaggiustata con un altro paio di cambi, pensavo addirittura che ci uscisse il jolly.